Si è svolta a Palazzo Lascaris la conferenza stampa di presentazione del riconoscimento UNESCO attribuito al territorio Parco e Collina del Po, quale riserva di biosfera. La proclamazione ufficiale è avvenuta a Lima, in Perù, nel mese di marzo e il progetto coinvolge un'area di oltre 1700 km² con oltre 80 comuni. Si tratta di un comprensorio naturalistico con circa 1,5 milioni di abitanti, appartenente a un'area geografica con interessanti biodiversità, ricche di colline, boschi e acque, in primis il Po. Questo importante riconoscimento dà nuova visibilità al parco, ma anche nuove responsabilità. Ora, in che cosa consisterà il vostro lavoro? Il nostro lavoro consisterà nel continuare, cioè nel portare avanti i nostri progetti che hanno come riferimento principale la fruibilità del fiume e la conservazione della natura e la possibilità di poter percorrere la collina torinese. Questi percorsi di conoscenza sono percorsi che ci portano a avere contatto con beni culturali, con patrimoni come i boschi della collina, quindi il nostro lavoro continuerà ma con una maggiore forza, con una maggiore riconoscibilità e poi c'è un elemento di carattere culturale. Finalmente l'argomento dell'unione tra uomo e biosfera, tra uomo e natura, diventa un tema di grande valore strategico e speriamo che tutti, dai cittadini alle istituzioni, finalmente investano in questo nostro grande patrimonio che è il paesaggio d'Italia. Per la prima volta un'area metropolitana viene riconosciuta riserva della biosfera UNESCO. Che cosa significa questo? Ha ragione di sottolineare questo, una prima europea e forse anche mondiale, significa moltissime cose per l'UNESCO e mi auguro anche per questo territorio, perché va visto nell'ambito di uno scambio fra questi territori e l'organizzazione che io rappresento. Da più di 40 anni abbiamo bisogno di questi territori per sperimentare la via alla sostenibilità e più che mai da oggi che abbiamo approvato questa agenda 2030, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, abbiamo bisogno di questa partnership con le città, con i territori per promuovere questa idea e dimostrare che è fattibile. E quindi c'è una grandissima opportunità e un grandissimo interesse da parte nostra, perché non stiamo parlando di una riserva della biosfera come ne abbiamo tante che insistono molto sulla tutela dell'ambiente, c'è anche questa componente qui, ma c'è all'interno del confine di questa riserva della biosfera una città, un'area metropolitana, quindi la grande opportunità di coinvolgere circa 1,5 milioni di persone in questo grande progetto.